amicone belle e amiconi belli, eccomi qui con un'altra ricettuzza. Dopo il ragù e oggi ci sono gli gnocchi. Allora, oggi mi vado a fare gli gnocchi di patate, mi raccomando, gnocchi di patate. Quando si dice gnocchi di patate, la protagonista è la patata. Quindi, per prima cosa vado a cuocere le patate, perché ancora sono crude, bene? Sapete che io vi faccio vedere passo passo, step by step. Quindi io ho preso, la mia ricetta sono 2 kg di patate, va bene? Però io poi a voi vi darò la ricetta per 1 kg e poi voi vi dividete o raddoppiate la ricetta. E allora, cercherò di mettere super giù, di prendere le patate super giù la stessa misura, ok? Allora, quelle magari più... la stessa misura non ci sono mai, le metto sopra, ecco qua, così. Sarebbe buono che prendereste o prenderemmo o prenderei un tegame dove ci andrebbero le patate tutte ad un livello, così si cuociono tutte pare parte. Se avete una pendola bella grossa, mi sa che qua ci stanno tutti, quindi non faccio uno strato sotto e sopra, ci stanno tutti benissimo. Quindi si cuoceranno nella stessa misura. Guardate qui, ho messo le patate tutto a un livello, piano terra. Non ho fatto né il primo piano né il secondo piano. Ok? Adesso vado e ricopro con l'acqua, metto il sale quando basta e li faccio cuocere. E ci vediamo dopo. Andiamo di là e me li vado a cuocere. Io mi corre belle. Ho messo l'acqua. Acqua, l'ho coperti, accendo il gas e li faccio cuocere. E ci vediamo dopo. Ed ora metto il sale, sale QB, va bene? In base alla vostra pendola, alla vostra acqua, ecco qua, sale QB. E ci vediamo al prossimo step. Ci vediamo quando sono cotte, mi pare bello. E oggi vi insegnerò qualche trucchetto, che io giustamente mi sono, vedendo altri video, ho imparato qualche trucchetto e lo voglio condividere con voi. A dopo, mi do una bella. E allora, siccome c'è qualche patata un pochettino più grande e un pochettino poco più piccola, io vado a vedere quelle cotte e me le tiro fuori. Ovviamente lascerò ancora qualche minuto con le più grandicelle. Ecco qua, così. Questi sono già ben cotti, questi ancora 2-3 minuti e sono pronti. E intanto andiamo di là, perché sono, mentre sono ancora caldi, ovviamente ancora è bollente, si devono schiacciare, quindi andiamo da là. Mentre schiaccio questo si cucinano da qua. Andiamo! Ecco qui, a me con belle, mentre cuociono le altre, io intanto me li schiaccio. Munitevi di uno schiaccia patate o di un passa verdure. Però a parere mio, ho un pensiero mio. Passa verdure me li fa molli, me le fa uscire molli. Quindi preferisco il pela, lo schiaccia patate, il pela patate, lo schiaccia patate. E allora, arrivato a questo punto, io me li vado a schiacciare sopra il bangone. Sapete perché? Perché il bangone è di marmo è di pietra. No, stavo pensando che marmo è. Molti di voi mi hanno scritto che materiale è. Travertino, ecco, è un travertino e un marmo tutto bucarellato, che poi me l'ha riempito i buchi in base al mio gusto. E allora, qui sul bancone o su un tavolo, su una base fredda, va bene? Su una base fredda io vado con tutta la buccia e mi vado a schiacciare le patate. Ecco qua, così. Vedete? Da vicino vicino, vabbè, subito da vicino. Ok, ci sto. Vedere, mi sono belle. Allora, prendo la patata e la metto qua dentro e me la vado a schiacciare così. Io non faccio nessuna fatica perché sono calde, avete capito, no? Quindi non aspettate che si raffredda, perché sennò poi è peggio, vi viene brutto andare a schiacciare le patate. Dopodiché prendo la buccia, già bella schiacciata, e la butto. E mi evito anche di sbucciare le patate. Ecco qua.
Ecco qui, cari amici e belle, in pochi secondi ho schiacciato le patate e adesso li metto belli larghi 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 perché si devono raffreddare. Vi raccomando, non lavorateli mentre sono caldi, devono essere freddi. Allora, a differenza, distribuitele bene larghe larghe larghe, così così si raffreddano prima, va bene? Allora, vi voglio dire una cosa, magari già lo sapete già, ma per chi non lo sa, le patate una volta bollite vanno schiacciate subito, così mentre sono calde viene più facile uscire fuori, Allora, mentre si schiacciano quando sono calde, invece al contrario si lavorano quando sono fredde. Perché? Perché la patata, vedete, sta facendo il vapore? Si vede, fuma! Sta fumando, qui a casa mia solo le patate si possono permettere di fumare perché a casa mia non fuma nessuno. Quindi, questo vapore che state vedendo è tutta acqua che si sta asciugando. Se io adesso li vado a lavorare, gli vado a mettere la farina, si assorberà farina e ci vorrà più farina, più farina. Ma noi abbiamo detto, io ho detto che oggi vado a fare gli gnocchi di patate, non di farina. Cioè, nel senso che in un chilo di patate, ecco che vi do la ricettuzza. In un chilo di patate io vado a mettere all'incirca 250-300 grammi di farina 00. Metterò due rossi di uovo, non intero, e poi un pizzico di noce moscata e un pizzico di pepe nero a chi piace, va bene? E poi li lavoro e vi faccio vedere il prossimo step. Intanto vado a prendere quelli che saranno cotti. Sì, caramelle con le pelle! Nel frattempo si sono cotte pure le altre. Quindi mi vado a schiacciare pure questi. Ecco. E anche questi, caramelle belle, vado a mettere belle larghe larghe, così vedete il vapore che si asciuga, deve asciugare. Ok, e allora magona bella, ci vediamo quando non c'è più il vapore, quando il vapore scompare e compare, così come siamo noi. Purtroppo la vita è crudele con noi perché noi siamo un vapore, sapete, che a volte ci siamo, a volte non ci siamo. La vita è come un vapore che compare e poi scompare. Ok, e ci vediamo dopo. Siamo, ma sono belle, il vapore non c'è più, guardate, sono belle fredde. 10 minuti ci è voluto il tempo di lavare quello che ho sporcato, Sto rispondendo a una fan che mi ha detto: chi pulisce dopo che tu sporchi? Mua, sei mua l'artista. A volte mi aiuta mio marito, quando c'è. E a volte spesso mi aiuta mia figlia. Mia figlia sopra e io sotto. Va bene? Ci dividiamo i compiti. E allora, amico, è bella. Arrivato a questo punto, le patate sono belle fredde. Io vado a mettere le uova. Guardate qui, ho rotto le uova. E vado a prendere solo il rosso delle uova. Solo qua, così, via. Ovviamente io ne metterò 4 perché sto facendo doppia dose, va bene? Qua, guardate, così. Solo il rosso. Perché metto il rosso? Perché il bianco è liquido. Se metto il bianco, metto le uova intere, richiede più farina. Ma noi abbiamo detto che devo fare le patate, gli gnocchi di patate e non di farina. Quindi il bianco lo metto di lato, che poi mi vado a fare una bella frittatina. E allora, amicone belle, e a questo punto mi pulisco le mani. Perché con le mani sporche non si può fare niente. E allora, a questo punto vado a mettere un filino di noce moscata. Ecco qua, un filino, così, un filino, pochino, vado piano perché i buchi sono grossi e poi me ne cade una tonnellata. Ecco, il profumo si sente, stop, e un pochettino di pepe nero, ok? Un pochino. Se volete mettete un pochino di sale, ma io direi di no, perché già ho cotto le patate col sale, ho già messo la pentola con l'acqua a bollire e sto riscaldando il ragù che ho fatto ieri, della ricettuzza che voi avete visto, il ragù che ho fatto, va bene? Allora, qui ho 500 grammi di farina, 2 kg di patate, 500 grammi di farina. Ne ho pesata 100 grammi, se ci vuole ce la metto, se non ci vuole non gliela metto, così quella che rimane la peso e avrete le dosi giuste, va bene?
Quindi, vediamo come è bella, vado a lavorare, vado a rompere le uova e mi vado a fare veloce veloce questo impasto, così deve essere una cosa veloce. Perché veloce? Perché più lavoriamo la farina, più assorbe, no, più lavoriamo le patate e più assorbe la assorbe la farina. Ah, mia cara, come fare belle, lì ci voleva il fischietto. Ecco qua, arrivato a questo punto vado a mettere la farina, ecco qua, così, e la vado a lavorare veloce veloce. Quella che mi richiede, io metterò quella che mi richiede, non di più, ok? Deve venire un panetto bello liscio, ok? E omogeneo. Quindi faccio assorbire la farina e poi ve lo faccio vedere. Ecco qui, cari amici, come belle. Questo è il panetto. Guardate qui. Speriamo che con la luce si vede bene. Ecco qui. Questo è il panetto. Ho messo 500 g di farina e in 2 kg di patate. Va bene? È arrivato a questo punto, cari amici, come belle. Potrei andare a fare subito, subito i miei gnocchi. Ma io oggi me li voglio fare a colori. Quindi mi vado a dividere l'impasto. Così. Ad occhio, ok? Io mi divido l'impasto e in questo impasto gli vado a mettere un pochino di curcuma e me li vado a fare di colore giallo, ok? Così, un po' di curcuma e me li vado a lavorare veloce veloce. Ecco qui, cara amica, una bella, qui con questo farò gli gnocchi al curcuma e metto da lato qua. In quest'altro voglio andarlo a fare con un po' di biè che ho frullato ovviamente e poi ho setacciato dietro per dargli un colore rosso. Se avete le patate rosse, fatelo con le patate rosse, va bene? Ovviamente se l'impasto risulterà un po' molle, aggiungerò un po' di farina, ok? Ecco qua, così per non sporcarmi le mani. Come vi dicevo, risulterà un pochettino più molle, normale, no? Vado a mettere un po' di farina e mi vado a formare il panetto. Ed ecco qui, cari amici, una belle. Gli gnocchi con la barbabietola, va bene? Se voi avete le patate rosse potete farle direttamente con le patate rosse, ok? Non so se la luce me lo fa vedere. Ecco. Amica, una belle con la barbabietola, con il curcuma, gli dà il colore più giallo, gli dà il sapore diverso, più profumato, e gli gnocchi normale, va bene? E allora ci siamo. Formate un filoncino, è arrivato a questo punto. Mia cara, amica, una bella.
io vado a pulire le mani, perché con le mani sporche non si può lavorare. Quindi un attimo di pazienza e mi vado a pulire le mani. Intanto faccio anche questo, vado a fare il filoncino e mi vado a fare questi filoncini, va bene? Così. Tre filoncini. Bene, amiche belle, metto un pochino di farina sullo spianatoio, non vi preoccupate che tanto non se l'assorbe più, servirà per non fare attaccare. Allora vado a prendere il panetto che ho fatto e me lo vado, adesso dovrei fare gli gnocchi, e mi vado a dividere l'impasto così, la pentola già bolle, e allora vado a fare così. Schiaccio appena appena, così, dei trucchetti, va bene? Metto di lato anche questo qui, così, su per giù la stessa misura, ecco qua, così. E voilà. È arrivato a questo punto, mia cara, mi dà una bella, io me le vado a tagliare così, su per giù uguali, così, ci siamo. È arrivato a questo punto, dopo che li ho tagliati, vedete, li ho tagliati, me li vado a rotolare così. La misura la scegliete voi, la lunghezza, la grandezza, quello lo decidete voi. E ok, il primo è pronto, il secondo è pronto, eccolo qui, e il terzo è pronto, ecco qua, la pentola bolle, e quindi cominciamo a fare gli gnocchi, ecco qua, su per giù le stesse misure. Procedo con gli altri, così, uguale. Come avete visto, già ho fatto questi grissini, queste serpentine, dai, come volete chiamarle, chiamatele come volete. Gli vado a mettere ancora della farina, non vi preoccupate, la farina poi la farò cadere. Questo servirà per non farli attaccare l'uno con l'altro. Ecco qua. Me le vado a tagliare, ok? Così. Su per giù uguale, prendetela. Questa qui, e andate a fare questo giochetto, ok? E metto di lato, vado a tagliare la stessa cosa qua, vedete come sono veloci, un po' di farina, ecco qua, e vado a tagliare. Ed ecco qui, cara magone belle, c'ho già gli gnocchi pronti. Volendo si possono anche mettere giù in pendola, anche così, anche così, però noi vogliamo anche dargli magari una forma. Prendete questo aggeggino qua e gli andate a dare la forma dello gnocco, così, e voilà. Volendo lo potete fare anche con una forchetta. Ecco qui, una volta fatto lo gnocco, passateli nella farina e li mettete in un vassoio belli larghi, così. Mi raccomando, non lasciateli troppo nel vassoio, perché non lasciateli troppo nel vassoio, perché la farina che c'è, e se noi stiamo e vado a finire gli altri, il tempo che vado a finire gli altri, questi qui assorbono la farina, quindi si bagnano e mi vanno a richiedere altra farina. Non so se a voi è capitato, amiche belle,
Una volta che li avete preparati, li avete messi in un vassoio, avete aspettato gli ospiti oppure aspettato l'orario per metterli giù e si sono mollete, si sono ramollete. A me mi è capitato una volta quando l'ho presa erano tutti molli. Quindi è arrivato a questo punto che ho fatto questi gnocchi, glieli vado subito a mettere nella pendola e vi svelo un altro trucchetto. Andiamo di là. La pendola bolle e c'ho in mano un setaccio. Che faccio col setaccio? Ok, ve la faccio vedere subito. In poche parole, prendo gli gnocchi e li metto dentro il setaccio. Così gli faccio cadere la farina che è in eccesso. Ok? Un attimino e ve la faccio vedere. Ecco qua. Metto la farina qua, vedete? E faccio questo lavoretto. Se no andremo a fare una polenta là dentro. Ho la frescatola come si faceva una volta. Ops, ecco qua. Vedete, non c'è più farina, non c'è più farina. Ci sono solo gli gnocchi. È arrivato a questo punto, non è bella, guardate. Ho messo già il sale quando basta e gli vado a mettere gli gnocchi. Ecco qua. Una volta messo gli gnocchi aspetto che venga una galla. Il ragù sta riscaldando. Ed è un profumo di ragù, amico, non è bello, eh? Un profumo di ragù, guardate che bello, ah, profumo, sta profumando tutta la casa. Gli vado a dare una giratina, giro, appena appena, e vi svelo questo segreto, amico, non è bello. Intanto gli sto facendo una precottura, che vuol dire? Che voi ve li potete preparare anche il giorno prima gli gnocchi. Li fate cuocere, li mettete in una bulla, in un vassoio e li fate raffreddare. Quando vengono gli ospiti, ecco che cominciano a venire a galla. Quando vengono gli ospiti, fate trovare la pendola calda, bollente, prendete gli gnocchi dal frigorifero o dalla temperatura ambiente dove l'avete, li rimettete nell'acqua bollente e avete gli gnocchi freschi, non molli, freschi, guardate qui. Alzo la temperatura della pendola perché bolliva, l'ho messa piano e ho preparato la boule. Nella boule ovviamente vado a mettere un filino d'olio, vado a mettere un filino d'olio così che non si attaccano, ma non si dovrebbero attaccare, non si attaccano, vengono belle, guardate qui come vengono a galla uno a uno. Così con questo metodo, cara amica, una belle, io sono tranquilla e li metto nella boule. Spengo l'acqua, la metto al minimo e mi vado a finire di fare gli altri gnocchi. E da qui, la metto qui. E così, poi quando è l'ora di mangiare, non sono molli, non sono una poltiglia, non sono una purea. Sono dei gnocchi veri e propri. Si possono tenere per 2-3 giorni nel frigo. Vedete? Ecco qua, amicone belle, guardate che belli questi gnocchetti. Gnocchetti, gnocconi sono, guardate qui. Sono già pronti, meglio me la vado ad assaggiare, che a volte si è sciolto in bocca, amico, è belle, guardate qui. Le prendo, li metto nella boule, così, e voilà, mie amicone belle, ecco qua. Non ce n'è più perché sono tutta a galla, vedete? Mi avete visto? Intanto mi spengo la pendola e i miei gnocchi, i primi gnocchi sono pronti. Guardate qui che belli. Andiamo di là e mi vado a terminare il resto degli gnocchi. Andiamo,
E voilà, amicone belle! Avete visto? In pochi minuti mi sono fatta 2 kg di gnocche. E allora, un'altra cosa, se non volete farle stile rigato, tradizionale, potete lasciarle anche così. Infatti io queste li lascio così, vi ho fatto vedere come potete fare anche con una semplice forchetta, facendo questo movimento vi andate a dare la rigatura, vedete? Ma ci vuole troppo tempo, dicono che facendolo così si acchiappa più il ragù. Ah, figuratevi, io me le mappo così e il ragù ci va. Però a questo punto io vado a mettere il resto della farina, come vi ho fatto vedere, poi io li faccio, li setaccio e me li vado a mettere adesso nella pendola, così, gnoccone. Ecco qua, guardate qui, prima che diventano molli, guardate che sono belle, scrucciolose, tiene, come si devo dire, va. Non sono attaccate, non sono molli, guardate, guardate qui come sono belli. E allora, arrivato a questo punto, io potrei anche setacciarli, e il setaccio, ecco qua, accendo la pendola, tutto in diretta, registrato, mi hanno fatto così la pendola, e vi faccio vedere quelle che ho appena fatte, guardate qui che belle, guardate come sono, guardate gli gnocchi che belli che sono, guardate qui, non si sono attaccati, non si sono ammollati, e questi qui sono pronti, sono una precottura. Io allora li metto di lato, amicone belle, e vi faccio vedere un altro metodo, se io li vado a mettere nel setaccio un po' alla volta, facendoli così li faccio diventare rotondi, tipo palline, va, gli voglio dare una pallina da biliardo, o le biglie, guardate qui, sono diventate un pochettino rotonde. E allora, arrivato a questo punto, me li vado a mettere subito nel vassoio, perché adesso appena bolle glieli vado a mettere subito, quindi via. La pendola bolle e io vado a mettere gli gnocchi un minutino e sono pronti. Intanto spendo il ragù e c'è tutto pronto, non resta altro che andare a fare l'assaggino. Io vi ho fatto vedere il procedimento, mi sono sporcata tutta, avete visto tutto, da noi si dice che con bella sata a fare bene i guai da passare, cioè nel senso, chi bella si vuole fare deve passare bene i guai, no? Tipo la ceretta, però poi è bello, scherzo. E allora, nel senso che chi mangia fa briciole, chi mangia fa modiche, quindi è normale che uno si ci sporca in cucina, una casalinga, si bisogna sporcarsi. Ecco qua, mica una bella, cominciano a venire su, e io vado a prendere l'altra pirovola, ecco la pirovola, l'altra, ho detto l'altra, volevo dire la... contenitore, guardate che belli, guardate. E ora come vengono qui io li metto qua e mi finisco di cucinare tutto questo, io ci vado per l'assemblamento. Ancora belle, ho terminato e ho cotto i miei gnocchi, sia a forma rigati sia a forma lisci. E questo è un trucchetto, io spengo e vi faccio vedere. Ora facciamo finta che i nostri commensali o i nostri invitati, facciamo finta che ancora manca un paio d'ore prima che arrivano i nostri invitati.
Ovviamente cambiate l'acqua, buttate questa, date una sciacquatina e rimettete l'acqua a bollire, ok? Sempre con sale quando basta. Nel frattempo avete visto che io ho messo un filino di olio, così per non farli attaccare, ho un filino d'olio e le ho girate. Ecco qua, e le ho girate, vedete? Così. Questi qui, una volta raffreddati, possono stare in frigo chiuse ermeticamente, va bene? Quei due o tre giorni possono stare. Se volete congelarli, li potete congelare, va bene? Li potete congelare. Una volta che bolle l'acqua, li buttate dentro, congelati, non scongelateli per favore, sennò diventano molli. Quindi, congelati, quando bolle, e poi verranno a galla da sole, va bene? Ok, detto chiaro. Allora, facciamo finta che sono trascorsi quelle 2-3 ore, 2-3 ore. E facciamo finta che questa è l'acqua pulita di che già bolle. Arrivano gli invitati e quindi noi abbiamo già i nostri gnocchi pronti, precotti, caravagona bella. E arrivata a questo punto io vado a prendere gli gnocchi e li verso di nuovo nella pentola, così che li faccio venire di nuovo a galla. In poche parole, li vado a riscaldare. Devo riscaldare gli gnocchi. Quindi vado a prendere gli gnocchi e me li vado a riscaldare. Ecco qua. Ma le faccio vedere. Così. Facciamo finta che li ho messi tutti, perché li dovrei mettere tutti. Ma facciamo finta che li ho messi tutti. Quindi aspetto che vengano di nuovo a galla e li vado a condire. Facciamo finta che li ho messi tutti, ne sono belli, ok? Quindi li riscaldo, intanto si riscaldano e loro verranno di nuovo a galla. Così evitate che quando li lavorate, il tempo che una perde, poi la pasta diventa molla, no? E richiede ancora più farina. Quindi non andremo più a mangiare gli gnocchi di patate, ma andremo a mangiare gli gnocchi di farina. Guardate che stanno venendo a galla, stanno venendo di nuovo a galla. Quindi le faccio venire a galla e vado a assemblare il piatto e ci sarà l'assaggino. Il mio ragù lo trovate qui. Se volete la ricetta del ragù, cliccate qui sopra e spunterà il link del ragù, va bene? Ok, gnocchi a galla e io me li vado nuovamente a scolare. Ecco, questo è un trucchetto per non far sì che gli gnocchi si ammolliscano. A me è capitato tante volte prepararli prima e poi quando il momento di andarli a calare erano tutti molli, li ho dovuti rimbastare, poiché erano pesanti nel mangiare. Quindi andiamo di là, amico, una bella, e andiamo a assemblare il piattuzzo e l'assaggino, ovviamente. Ed eccomi qui, amico, una bella, guarda che bei colori, Allora, se vi piace potete farle a colori, se non vi piace in bianco e nero, cioè fateli originali. Mi è arrivato a questo punto, mi è ancora come belle, gli vado a mettere una bella mangiata di ragù. Il profumo è meraviglioso, perché il ragù del giorno prima tolgo l'alloro e già fatto il suo lavoro. Ecco qua, e gli vado a mettere un bel ragù. Ecco qua, così. Poi voi gli gnocchi potete farli a vostro piacere. Sugo, ai formaggi, fate voi, amate una bella. E allora me le vado a girare tutte bene. Così. Comincia a vedere, immaginate. Sono sicura che mi direte che l'ha mangiato tutti questi gnocchi. Mio marito e mia figlia sono dei mangioni. Beati loro perché mangiano tutto. Anche le sedie del tavolo, come le tarme, non ingrassano. Hanno questo dono. Ecco qua, amicone belle. Guardate che belli, guarda. Se volete, a me piace belli sugosi, e quindi io vado a mettere ancora del ragù. Guardate qua. Ecco qua. Devono nuotare. Devono affogare nel ragù. Guardate che bello. Ecco qua, non si sono rotti, non si sono mollati, non si sono interi, guardate qua, interi.
è arrivato a questo punto, cara amicona belle, gli vado a mettere una bella mangiata di parmigiano, volete mettere pecorino, mettete quello che volete, amicona belle. Mangiare e vestire a poco piacere, si dice sempre, quindi gli vado a dare una bella giratina ancora, l'ultima, e me le vado a mettere nel piatto di portata, ecco qua, così, stop. Spero che vi è piaciuta questa ricettuzza, cara amicona belle, ecco qua, sarebbe un piatto di pesce, ma non fa niente, amicona belle. Ecco qua, tutto fa brodo, e ve li vado a mettere qui, voilà. Così, ecco qua, e voilà. Le scie sono fette. Me le vado a completare con un po' di ragù sopra. Fate voi a vostro piacere. Il piatto mi è pronto, mi cala bene. Mi viene da ridere perché devo andare a fare l'assaggino. Andiamo a fare l'assaggino. E mi cala bene, è arrivato il momento più bello del video, quello dell'assaggino, mi cala bene. Quindi, come dico sempre, se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuta questa ricetta, se vi è piaciuto tutto quanto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella, se no ve la suono più forte, attivate la campanella così che vi arriverà la prossima notifica del prossimo video, amicone belle. E grazie, grazie per i bei messaggi, i like, le condivisioni, so che tanti state condividendo i miei video, io vi ringrazio, amicone belle. E questo piatto di gnocchi lo dedico a voi, ma l'assaggino me lo faccio io. Quindi, se li fate, fatemi sapere se vi sono piaciuti e come vi siete trovato con l'impasto e con questo metodo di fare le cose. Niema che una bella. Vi dico la verità, si sciolgono in bocca. Questo perché? Perché non c'è tanta farina. Se io avrei impastato di più e avrei messo più farina, sarebbero pesanti. E invece, amicone mie belle, provate questo metodo e fatemi sapere. C'è bisogno. Ciao a tutti. Amicone bella. Alla prossima video ricetta. Amme. Amicona bella, sono ancora qui. L'ultima cosa, se vi rimangono, potete metterle di nuovo dentro la bowl con un po' di formaggio, un po' di ragù e li mettete nel frigo. L'indomani li mettete dentro al forno e li riscaldate dentro la teglia, la bowl, la teglia, dove volete voi. Quindi questo è un piccolo suggerimento per se vi rimangono. Quindi, e alla prossima! E di nuovo alla prossima ricetta! Amico e belle!